Ok. Siamo convocati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Amen. Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ho voluto iniziare con questo particolare segno di croce, che per me è particolarmente caro. Massimo, non so, forse era meglio che gli onori di casa li facesse. Vai, vai. Però credo fermamente che ogni volta che due o tre persone si riuniscono nel nome di Gesù, Dio si mette in mezzo e si fa presente. Nella preghiera fatta insieme si sprigiona sempre, quando la preghiera è autentica, la fata, ci dice il testo di oggi al versetto 31. Pare che è così per noi adesso, nonostante o forse attraverso questa modalità virtuale, Dio si fa in mezzo a noi, vince le distanze spazio-temporali, attraversa tutti i possibili distanziamenti sociali, si rende presente, ci rende presenti noi stessi e fra di noi reciprocamente. Per questo siamo convocati. E siamo sempre convocati nella relazione con il Padre, nel Figlio, attraverso lo Spirito. Siamo convocati nella relazione con noi stessi e con i nostri fratelli e amici. Questo è l'unico motivo per cui questa sera io ho accettato l'invito di condividere qualche pensiero. E questo è l'unico motivo che mi fa essere fiduciosa nel credere che non sarà un monologo, ma sarà uno scambio fra noi, perché siamo tutti allo stesso livello, siamo tutti figli. Siamo tutti figli di uno stesso padre e credo fermamente che abbiamo la responsabilità di condividere, di far circolare il dono che lo Spirito suscita nel cuore di ciascuno, perché non è per noi, non ci è lecito di trattenere i doni che Dio ci dà, perché attraverso la nostra sensibilità sono destinati agli altri. Quindi l'invito che vorrei fare a noi questa sera è quello di un ascolto condiviso che si trasforma in dialogo. Possiamo cominciare con la lettura dei testi. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Che nome voi avete fatto questo?
Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro, dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuni in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Anche quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. Con grande forza, gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, stato venduto,
e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, sopra vita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Grazie. Grazie perché la parola prende spessore quando in tante voci la si proclama. Volevo condividere con voi quattro suggestioni. Non voglio parlare tanto. Dicevo, non voglio fare monologo. Quindi cercherò di dare qualche pennellata, niente di più. Mi colpisce enormemente come le sue origini vive il tempo della persecuzione. Mi stupisce il fatto che della risurrezione diffuso pace. Sono piuttosto un fermento vitale che da dentro alle situazioni rompe gli equilibri a favore di una novità che sulle prime genera divisione. Questo sembra un po' paradossale. Abbiamo lo spartiacque della Pentecoste, che liturgicamente vivremo questa domenica, che nel libro degli Atti troviamo al capitolo 2 e che oggi, al versetto 21, ci viene riproposta, no? Questa Pentecoste che ritorna, che si ripresenta. È uno spartiacque, cioè prima di questo momento i discepoli sono caratterizzati dalla paura e da un atteggiamento evitante. Dopo subentra in loro una fermezza che li mette nelle condizioni di affrontare delle situazioni che mettono a rischio la loro vita con coraggio, nella speranza che anche il pericolo della morte possa essere affrontato purché l'annuncio possa correre fra le genti. Mi colpisce perché il dono che dà alla mia vita è che questo, no? Che il discepolo che ha fatto esperienza della Pentecoste sa che il vero perdere la vita, cioè che la vita si perde solo e solamente quando la si trattiene. Questo è l'unico modo in cui possiamo sciupare questo dono enorme. Ed è in particolare qui la contrapposizione con il Sinedrio, che fa di tutto per domare con la forza questo dono della resurrezione che sborda da tutte le parti. Ma l'unica cosa che riesce ad ottenere è che la lucentezza dell'evidenza dei segni della resurrezione brilli con maggior chiarezza. Abbiamo un uomo di 40 anni, quindi nel pieno della vita, 40 è un numero particolare nella Bibbia, che è guarito. Questo non lo possono mettere a tacere perché è un segno che è sotto gli occhi di tutti. La seconda questione che mi ha colpito l'attenzione è quella del nome di chi vengono fatte le cose. È un motivo ricorrente nell'annuncio, l'abbiamo visto la settimana scorsa al capitolo 3, e torna in bocca a Pietro in questo capitolo 4, emerge il vero protagonista, questo nome che non può essere taciuto. È nel nome di Gesù Cristo che questa potenza si diffonde, nel nome di Gesù Cristo che lo storpio è risanato, il paralitico cammina, il cieco vede. Questa potenza del nome che indica la persona e la forza che questa persona porta con sé. Il protagonista è sempre Dio nel Figlio attraverso lo Spirito, questa Trinità che va sempre insieme, nella mediazione di quell'umano. In questo caso è lo specifico della persona di Pietro, della sua storia, di quel contesto storico, della sua sensibilità. Lo stesso avviene con noi. La potenza del nome di Cristo si incarna nella nostra vita e attraverso la nostra sensibilità raggiunge
Il terzo punto lo abbiamo visto nel saluto iniziale, è questo miracolo che si rinnova nella preghiera fatta insieme, che continuamente riproduce una Pentecoste, che continuamente ravviva quel dono dello Spirito che ciascuno, dice Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 5, ha dentro di sé. La speranza poi non delude, dice Paolo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Questo amore di Dio, questa capacità d'amore di Dio è lo Spirito Santo, che è il dono, il primo dono che il risorto fa. Ultimo punto, io mi ci commuovo sempre perché è un punto centrale della mia storia e del mio cammino, questa descrizione della prima comunità cristiana e ci dà quattro coordinate chiave, direi. Caratteristica specifica della comunità, la caratteristica specifica è la comunione, questa capacità di condividere tutto, dove il tutto sì interessa le sostanze, ma è più esigente perché riguarda la condivisione del proprio essere, dei propri talenti, delle proprie specificità. Altro motivo per cui non ho potuto dire di no stasera, perché in nome della comunione occorre far circolare quel che si è senza trattenere nulla. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore. L'annuncio è il cuore pulsante, ciò che anima il nostro andare e il nostro incontrarci. Questo è il cuore da cui continuamente ripartire. Faccio un salto per poi tornare indietro e ho finito. Terzo punto è quello della giustizia. La prima comunità cristiana incarna una giustizia che non è quella che distribuisce in maniera uguale per tutti, ma che riesce ad attivare, ad attuare quella distribuzione che soddisfa il bisogno personale. Sant'Agostino ai suoi monaci diceva che, ispirandosi proprio a questo testo di Atti, che doveva essere dato a ciascuno secondo il bisogno. E fa un esempio che è particolare, però secondo me rende bene. Diceva, se un fratello è più freddoloso e ha bisogno di due coperte, è giusto che lui ne abbia due. Cioè, per lui il voto di povertà è osservato se ha due coperte. Se invece l'altro fratello è più caloroso e gliene basta una o non ne ha bisogno, per lui il voto di povertà è che non ne abbia o che ne abbia una. Entrambi soddisfano il voto con misure diverse. Se noi riuscissimo a guardarci e a guardare gli altri con questo sguardo attento i nostri rapporti decollerebbero e tante invidie verrebbero smorzate alla radice. Ultimo pensiero è questo 33 che mi ha stupito. Dice che con grande forza gli apostoli davano Gesù e tutti godevano di grande favore. Questa espressione, godere del favore degli altri, se vogliamo un tratto temperamentale del cristiano, ed è paradossale perché va insieme con la contraddizione dell'inizio. Cioè anche noi spesso possiamo essere occasione di rottura, ma lo stile del cristiano far ben volere non perché scende ai compromessi, ma perché se incarna la giustizia, se vive la comunione, se è testimone, allora diffonde il bene. Bene, nel piccolo e nella semplicità della sua vita e del suo quotidiano.
Ma stiamo registrando? Chi che sta? Sì. Sta registrando. Sì, sì. Non mi ha dato il mio consenso. Adesso la boiata che sto per dire è probabile che rimanga nel... Vabbè, la dico. A parte che sto leggendo, allora, se il versetto 19, non so se è quello che sto leggendo io sulla Sacra Libercei online, comunque, se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E parliamo di Pietro e Giovanni, no? Quelli che, insomma, lo diciamo abbastanza spesso in queste occasioni, ma Pietro è quello che stava nel cortile mentre Gesù era giudicato da Anna o da Caifa, adesso non mi ricordo, e ovviamente aveva paura, lo rinnegò tre volte e quindi era terrorizzato. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, evidentemente invece cambia totalmente e non riesce più a tacere. Quindi qui io ci trovo la forza enorme dello Spirito, ma anche la forza enorme della parola, perché lui dice visto e ascoltato. Quindi tutto quello che lui ha incamerato e che magari aveva anche capito poco a suo tempo, grazie alla potenza dello Spirito, non riesce proprio a trattenersi e sfida, ma non ci leggo proprio senza paura, tutti i sinedri, tutti i capi, addirittura tutti insieme, famiglie, leggono, quindi con un coraggio che sicuramente anni luce distante da quello che aveva dimostrato in quel cortile in quella notte. La notte più profonda, no? Ci ricordiamo, mi ricordo Vivaldelli che ne parlava, è una notte molto oscura, molto tenebrosa, culminata poi con il canto del gallo, una notte in cui si è preparata tutta l'istruttoria nei confronti, si può dire, no? Il giudizio nei confronti di Gesù, poi ripresa la mattina dopo. Qui alla luce del sole, questi due apostoli, ma in particolare Pietro e poi anche Giovanni, non hanno alcuna paura, non hanno alcuna remora. Quindi la leggo personalmente come un incitamento a non aver paura di dare testimonianza, come diceva anche prima Anna Chiara, quindi uno dei capisaldi dell'essere chiesa, di essere popolo di Dio. Quindi tutto lì, era mettere in evidenza questo che mi ha colpito, proprio una grande tranquillità nei confronti di qualcuno, però messo davanti all'evidenza dei fatti, un miracolo evidente, loro non possono più negarlo, e c'è ancora tanta forza del Dio, del Cristo, anche se è stato, che ancora una volta lo dicono, l'avete crocifisso voi, siete sempre voi, perché sono gli stessi, sono gli stessi che poco tempo prima l'avevano giudicato e condannato, che però sfidano, ma senza l'aggressività, almeno non ci leggo l'aggressività, anzi accettano di essere ulteriormente minacciati, ed erano pronti anche ad essere puniti, a soffrire, quindi questo per loro non è più un problema. Mi unisco a questa riflessione di Giulio. Sei finito? Oh, ok. Penso che ciascuno di noi abbia un luogo particolare della scrittura, uno o più luoghi che parlano al cuore, visto che anche Anna Chiara, insomma, citava dei passaggi che comunque hanno una risonanza personale
condivido anch'io con voi questa parte del capitolo 4 che ha una parte importante nella mia vita. Ed è proprio il versetto 20, quindi quello parte già di quello citato da Giulio. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E descrivere la verità di queste parole è davvero capire in qualche modo che cosa significa quando lo spirito ti prende. È un'esperienza difficile da tradurre, che non improvvisi, non è cattedratica, cioè non è da scuola, no? È proprio il frutto di un'esperienza viva, per cui, come dicevi anche tu, Giulio, qui Pietro e Giovanni, cioè, stanno semplicemente aprendo il loro cuore a quello che è successo a loro, ed è un'evidenza che non può essere fermata. È il fuoco che non puoi contenere, trattenere, come c'è ad esempio in Geremia, e come in tanti altri personaggi della scrittura, che ci raccontano come l'esperienza di Dio, il più delle volte proprio attraverso l'incontro, no, diretto con il Signore Gesù, sia qualcosa che cambia. Cioè, non so se riesco a spiegarmi perché è difficile raccontare un vissuto, però queste parole dicono qualcosa che è assolutamente vero. È un'esigenza quella che non puoi di fatto trattenere, perché è una questione di gioia, no? Quindi immaginate il contenitore traboccante di gioia, noi, il nostro cuore recipiente che improvvisamente viene riempito, si fa attento e capace dello spirito, e ti rendi conto che non dentro di te continua a essere riversato. Gesù aveva detto, no, vi darò perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena, no? Cioè non sei tu che parli, cioè è lo spirito che esce da te, perché non ce la fa starti più dentro, cioè è qualcosa di incontenibile questa esperienza. Non è che diventi predicatore necessariamente, però la tua vita è una fibrillazione d'amore. Questo fu uno dei passi importanti nella mia esperienza della fede, vissuta all'insegna della gioia e non semplicemente della dottrina. Se c'è un punto di conversione nella mia vita, o se posso dire la vocazione della mia vita, è questo momento, non è la chiamata al sacerdozio, è questo momento. Cioè quando a un certo punto la presenza di Dio ha irrotto in maniera preponderante, anche qui non è un omaggio a Chiara, ma nuovamente salta fuori Agostino, cioè quando ha rotto la tua sordità e comunque tu ti sei arreso, perché comunque è dentro di te. E diventa incontenibile la gioia di dire ma perché non lo diciamo? Ma perché la gente non lo sa? Ma perché non parliamo di Dio così? Perché non ci muoviamo? Perché non lo portiamo? Perché quando dici Dio associ invece immagini pesanti, quando invece questa è la liberazione profonda e non ti interessa di nient'altro? Si capisce cosa vuol dire che non puoi essere minacciato quando lo spirito agisce così in te. Non vuol dire che vivi da esaltato, perché poi c'è la fase chiaramente da Monte Tabor, di trasfigurazione, poi torni con i piedi per terra e senti il peso delle cose, tutto quanto, ma questo è uno di quei punti a cui tornare, no? È un po' il punto zero da cui rigeneri ogni veridicità della tua missione. Se no, non stai parlando di Dio, stai parlando di te.
È questo che voglio dire, cioè il testimone non parla di se stesso, ma parla di quello che ha toccato con mano. Quindi posso dire grazie a Dio per questo passaggio che condivido con voi questa sera nuovamente, perché mi riporta ad un momento, a dei volti, a delle situazioni, e a poter dire realmente che ho visto e ho ascoltato. E quel momento appunto è un momento che ti cambia la vita, nel senso che te la sistema, te la cambia nel senso che te la metti a posto, ti fa vedere le cose dal punto di vista giusto. E a questo associ la preghiera di poter custodire allora questo dono, perché capisci che non è tuo, perché ti ricordi che il tuo cuore è un contenitore fragile nel quale è stato messo un tesoro e tu sei di Creta. Eppure, per l'amore di Dio, succede esattamente così. Dunque, io mi riallaccio a quello che è stato detto finora, perché mi ha colpito moltissimo. Ci sono due passaggi che mi hanno colpito. Il primo, quando dice che l'apostolo, gli apostoli sono chiamati discepoli, chiamati a essere testimoni della resurrezione. Questa prima definizione a me colpì moltissimo quando sono morti i miei genitori e io mi chiedevo tanto che cosa voleva dire essere cristiana per me in quel momento, perché non ne trovavo il senso, insomma, non riuscivo più a tenere insieme i pezzi. E leggendo, insomma, l'ufficio, a un certo punto capitò proprio questo: testimoni della resurrezione. E io avevo davanti un fatto di morte, però in questo fatto di morte io inizialmente, credendo a quello che mi veniva detto, poi piano piano scoprendolo nella vita, sapevo che c'era un seme di resurrezione e che quello era, in quel momento ho capito che quello era essere cristiano, no? Testimoniare la resurrezione anche quando apparentemente non si vede. Il secondo pezzetto che mi ha colpito è quando dice verso la fine che, come diceva Anna Chiara, no, che godevano di favore. Mi ha aiutato quello che ha detto lei sul fatto che questo favore non è legato al fatto che per avere l'approvazione degli altri o il favore degli altri uno dice sì a tutto. Allora mi sono chiesta, ma che cos'è questo favore? E me lo sono chiesta perché nel concreto, proprio in questi ultimi giorni, questa settimana, mi sono successe due situazioni, che non mi sono cercata io, e due persone lontane dalla Chiesa, anche contro la Chiesa, con le quali mi sono trovata così a parlare, e sono entrambe situazioni che mi colpiscono moltissimo perché mi pungono proprio dove io sono particolarmente sensibile. In un caso è una persona che, avendo sofferto in qualche modo, penso piuttosto serio, qualche offesa, qualche torto, diciamo così, da qualche rappresentante della Chiesa, adesso spara a zero. Solo che a me colpisce perché io faccio parte della Chiesa e reagisco istintivamente come se qualcuno offendesse la mia casa, la mia famiglia. E un'altra situazione invece è una persona che con le sue scelte di vita mi mette un po' in crisi rispetto a cosa è bene e cosa è male. E mi sto chiedendo veramente in questi giorni cosa voglia dire essere testimone della resurrezione nel concreto di queste due situazioni. E cosa voglia dire godere del favore, non per me personalmente, come,
un favore, come dire, rivolto a me, no? E mi è venuto un collegamento, ascoltando, sul fatto che testimoniare la resurrezione, credo, uno dei modi possa essere testimoniare l'amore di Dio. Gesù ha detto, questo a me torna sempre in questo tempo, vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora mi sono detta, forse nel concreto di queste situazioni, di questi rapporti, no? Di queste relazioni con queste due persone, quello che posso fare e che serve a me, cioè non è solo per loro, ma è anche, anzi, non so per chi di più, è amarle come le ama Gesù, che non condanna, non giudica, che casomai è l'unico che può farlo, ma che prima di quello ama e basta, ama. Prima di giudicare, prima di dire fai bene, fai male, che non sta a me probabilmente farlo, il fai bene, fai male può forse accettare un dialogo, ma se non ci si sente amati, io nella mia vita, tutte le volte in cui ho sentito come dire, delle cose categoriche, facilmente mi sono ritirata. Quando mi sono sentita voluta bene, allora poi mi sono... e quindi ho questo, mi trovo in questa situazione con questa domanda aperta, con questa preghiera, ecco, che lo Spirito Santo mi guidi, proprio anche proprio con le parole giuste, non per convertire o per far cambiare idea, ma per amare, per trovare le parole giuste, perché più possibile queste persone possano sentire non tanto la resa dei miei principi o non lo so, quanto tu che sei quella persona conti più la relazione con te, il bene, ecco, tra me e te conta più. Sul resto possiamo parlarne, ma quello non è messo in discussione. Non ho ben chiaro come questo si possa realizzare, ma questa è la mia preghiera in questi giorni. Allora, le parole che mi risuonano maggiormente in questo brano sono il verbo vedere. E nel versetto 13, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni,
vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, versetto 14, c'è questo vedere che parla, cioè quello che io vedo di che sta accadendo è molto di più di quello che del fatto in sé. Di fatto Pietro e Giovanni, soprattutto Pietro, ha avuto lo Spirito Santo gli ha permesso di fare cose per lui impensabili, no? E lo fa vedere. Quindi quanto è importante il far vedere, ma non per farci vedere, ma per dire e per portare la testimonianza di vivere Gesù risorto. Questo è un canale che il canale visivo è un canale importante per comunicare. È vero che le persone ci guardano, che le persone che mi stanno accanto, che mi conoscono, mi guardano anche nel mio essere cristiana. L'altra cosa che mi ha colpito è la preghiera che fanno al versetto 30, perché loro chiedono, come dire, è come se in un qualche modo accettassero che come dire, l'uomo per portare la parola, la buona notizia, l'uomo ha bisogno di vedere qualcosa. E questa cosa la chiedono. Con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. L'altra volta dicevamo che i segni, i prodigi, i miracoli, cioè dobbiamo capire che cosa significano. Quindi a volte non ci accorgiamo di segni o prodigi che anche noi siamo chiamati a fare. Forse non ci sono, forse ci sono e non li vediamo, ma se non ci sono li possiamo chiedere. Cioè possiamo chiedere di essere strumento, di portare questo. E mi veniva in mente che, non so se è una forzatura, però prima quando loro sentono Pietro, al versetto 15, sentono Pietro parlare, vedono il paralitico che è rinsanato, è rinsavito, come si dice, e loro lo riconoscono come un miracolo evidente. A me è venuto da fare questo pensiero, che forse al di là del miracolo concreto e che è visibile, si sta operando un altro miracolo, che è quello che loro stanno capendo che c'è qualcosa e stanno vedendo che c'è qualcosa di strano, di particolare, qualcosa che sfugge al loro controllo. Che sfugge alla loro comprensione, ma lo riconoscono. Tant'è che lo vogliono bloccare. E beh, qui credo che già il miracolo sia in atto, cioè che la potenza sia già in atto, la forza dello spirito è già in atto. Quindi al di là del paralitico guarito,
c'è già un miracolo che sta agendo a un altro livello, che forse è quello a cui noi dobbiamo tendere, perché forse noi non riusciremo a far camminare un paralitico, ma amare, come diceva Maria Pia, e far comprendere, far vedere che per noi fondamentalmente, senza convincere, ma come io vivo, lo possiamo fare. Allora forse anche noi possiamo essere operatori di segni di prodigi. Bene, andiamo verso la chiusura. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Se mi concedete solo un pensiero, il versetto 32. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo, un'anima sola. A me ribalta letteralmente questa sproporzione tra la moltitudine che sa farsi uno, e non è un gioco di parole. La comunione, come dicevo prima, è possibile nella diversità, e quell'uno, quel catalizzatore che riesce a far diventare la moltitudine uno, è Dio. Ma nel rispetto delle diversità personali. Dio non è uno che è tutti buoni, vuole dei figli vivi e che prendano sul serio il dono della libertà e la possibilità di corrispondere nell'amore. La speranza che ho è che le nostre comunità nel mondo, la nostra comunità parrocchiale, ma poi la comunità che è il mondo, possa diventare questo luogo in cui ciascuno può essere se stesso, essere dono nella sua unicità e essere questo uno insieme agli altri. Questo credo sarà la testimonianza della resurrezione più convincente in assoluto. Non quella dell'uniformità, ma quella della differenza, di una differenza feconda e capace di fecondare. Io finisco con un altro piccolo passaggio, non riesco a non aggiungerlo, sono altre parole che ritornano spesso negli atti e in queste descrizioni. Sicuramente la parola franchezza,
la modalità che contraddistingue il modo di essere di Pietro, di Giovanni, via via della comunità stessa, è una sorta di trasparenza, una sorta di capacità di essere pienamente se stessi, che parte dalla semplicità. A me colpisce molto questo perché lo Spirito Santo non ha riempito il cuore di Pietro e Giovanni in questo tratto di discorso e in questo momento particolare che abbiamo letto, e il testo ci ricorda, nello stupore di quello che accade, che erano persone semplici e senza istruzione. Dobbiamo tenere presente che lo Spirito non guarda ai nostri titoli di studio, non si appella semplicemente alla nostra capacità, no, intellettuale, cioè lo Spirito sorprende sempre. E penso che lo si possa vedere in tante persone che diciamo semplici, ma la parola semplice non significa superficiale, ma indica in realtà una profondità di franchezza, verità, che nel bambino è a livello del bambino, no? della sua maturità di bambino, della sua gioiosità, della sua essere bizzarro e di chi fa le bizze. Nell'adulto la semplicità diventa la beatitudine evangelica, no? di Gesù, quindi lo spazio in cui veramente lo Spirito passa, attraversa, lavora, fa cose, cioè trova la libertà per poter agire e trasformare. Questo non vuol dire nello stesso tempo che non sia bello poter, come persone semplici, accostarci con questa semplicità di cuore alla conoscenza, chiaramente, no? Sono due cose che non sono contraddizioni, ma sono due cose su cui lavorare, no? Non so se vi ricordate, e veramente mi chiudo, non prolungo ulteriormente, ma il pezzettino di carta lasciato da San Francesco a Sant'Antonio, in cui lo invita a dedicarsi allo studio, di sicuro, perché riconosce in Antonio da Padova un grande retro, un grande carisma, ma Francesco ha paura che Antonio perda la semplicità, no? Proprio nel darsi allo studio, o comunque alle cose intellettuali, no? Quindi non può dire non esercitare il tuo dono, perché quello di Antonio è un dono della parola pazzesca, però appunto ricorda ciò che completa, no? La parola, e la preserva e la custodisce. Io ringrazio tanto Anna Chiara per come ci ha aiutato a introdurci questa sera nella parola, per la testimonianza e la modalità. Davvero ti sono grato, molto bello, in questo modo anche molto pacato, mi piace tanto. E grazie a tutti voi, come al solito, dei contributi che fanno di questo momento una lettura veramente insieme della parola. Quindi direi di custodirci questo momento anche nel programma che ci siamo dati, insomma, nella libertà di poter esserci o meno in base alla nostra stanchezza e ai nostri impegni, però credo che faccia davvero bene. Che dice la Chiara? Chiudiamo con mettendo nelle mani della madre. Diciamo un Ave Maria insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
Buonanotte a tutti. Buonanotte. Allora ci vediamo mercoledì prossimo. Io sarei per continuare. Grazie. Sì. Sì, sì, Dabri, sai perché.